Siamo con Javier Zanetti, prima intervista di Pupi come vicepresidente dell'Inter. Adesso possiamo dirlo, possiamo dare tutta l'ufficialità di questo caso. Non è un caso che non facciamo un'intervista per una volta su un campo, ma in un luogo di tutti i giorni, cioè un bar, un posto dove d'ora in avanti saranno più i luoghi della tua vita che il campo di allenamento dove hai passato anni e anni. Non so se hai fatto calcolo di quante ore hai trascorso su un campo di calcio. Hai mai fatto questo esercizio numerico? No, non l'ho fatto, però sarà un luogo comune questo qua. Sinceramente sono entusiasta, sono felice per questa opportunità. Ringrazio il presidente Moratti, ringrazio il presidente Toir per darmi la possibilità di continuare questo legame con questa grande famiglia. Vicepresidente è un titolo alto, non è frequente che un calciatore, terminata una gloriosa carriera, diventi subito e ottenga subito una carica così alta, così prestigiosa. Merito della tua carriera. Per questo i ringraziamenti, per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Io credo che la mia carriera è stata costruita negli anni e soprattutto il rispetto da parte dei grandi personaggi dello sport, non soltanto in Italia sino nel mondo, mi hanno permesso magari di avere questa grande opportunità. Un vicepresidente operativo, non un vicepresidente solo di nomina, ma un vicepresidente che sarà sul campo, non quello di gioco in questo caso. Qual è la giornata? Cioè, cosa fa Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter? Soprattutto che credo che questa tournée mi abbia servito come punto di partenza, perché ho conosciuto a tanti componenti della nuova proprietà. Di sicuro è stato molto utile per me poter conoscere diversi settori e tutti gli obiettivi e progetti che ci sono in una società di calcio e dove magari io mi posso inserire nel tempo per poter dare una mano e soprattutto per rendermi utile per il bene dell'Inter, che è la cosa più importante. Poi nell'atto pratico, fin da subito, fra qualche giorno avrai una prima attività ufficiale con una delle tue importanti funzioni, quella di portare l'orgoglio e la rappresentanza della nostra società nel mondo. Sì, io ci tengo tantissimo a questo. Credo che essere ambasciatore nel mondo di questa grande società, che è una società gloriosa, che c'è una storia dietro molto importante, per me è gratificante. Mi riempie d'orgoglio perché credo che è una bellissima responsabilità portare il nome dell'Inter nel mondo. Ho tante conoscenze anche a livello di UEFA, di FIFA e la società che mi ha chiesto di poter inserirmi in queste strutture qui, perché credo che l'Inter si sta, nel futuro soprattutto, vuole espandersi. E per me è una grande opportunità. È abbastanza comune che ci siano grandi giocatori che hanno fatto la storia. Diciamo che in questi ultimi anni i più grandi calciatori, forse di tutti i tempi, hanno terminato la propria carriera. Pochi giorni fa, no, l'altro ieri, hai incontrato un altro simbolo del calcio mondiale, qual è Ryan Giggs. Tutte e due più o meno alla stessa età, siete più longevi, forse avete deciso: ok, smetto. E questo è bello, cioè il fatto che ci possa essere questa continuità di presenza anche per i tifosi. Io penso al tifoso che continua a vedere quello che è stato un proprio beniamino, l'idolo, poter continuare a essere rappresentativo dei propri colori in un ambito differente, non più facendo i gol o salvando i gol. No, senz'altro, credo che sia molto, molto importante. Io credo che sulla parte sportiva il fatto di poter condividere con i miei compagni gli allenamenti, le partite, essere a disposizione di loro per qualsiasi bisogno, soprattutto farle capire ai nuovi il senso d'appartenenza, cosa vuol dire indossare la maglia dell'Inter, la storia di questa società, che questa società è riconosciuta nel mondo, che si deve avere una certa responsabilità, che questa maglia va onorata, è molto importante. Così come lo devono fare i ragazzi che scendono in campo, lo dobbiamo fare anche noi, quelli che lavoriamo. Sentire che lavorare nell'Inter è qualcosa di straordinario, perché è una società molto importante.
e la cosa più importante non sono i singoli personaggi, sino l'obiettivo finale, che è il bene dell'Inter, soprattutto per il rispetto dei nostri tifosi, non soltanto in Italia, sino nel mondo. Credo che loro meritano da parte nostra il massimo impegno. Non c'eri a Pinzolo, la squadra sta lavorando, sta preparando, hai visto le partite, però per la prima volta ti sei trovato non da infortunato, a bordo campo. Ti è venuta voglia un po'? Cioè, perché penso che sia normale, naturale, essere lì e dire, beh, ma io mi cambio, gioco anch'io. Sì, fa un certo effetto. Sì, fa un certo effetto, però devo dire la verità che mi continuo a allenarmi, di sicuro quello non mi mancherà mai, però adesso sono molto entusiasta per questo nuovo ruolo. Guardare i miei ex compagni come si allenano, le partite di sicuro da fuori da un certo effetto, però credo che in questo momento tutte le mie energie sono a disposizione di quello che potrò fare, soprattutto per il bene di questa grande società. È così difficile per un calciatore immaginare cosa c'è dietro semplicemente 11 giocatori che vanno in campo? Cioè, tu hai detto, ho conosciuto una realtà, ho conosciuto i manager, le progettualità, e ho capito che cos'è una squadra di calcio vista da lì dentro verso i 90 minuti. Te l'immaginavi così? Perché un conto è fare il calciatore e le aspettative, le sensazioni, le necessità sono quelle di chi gioca. Sì, no, per questo per me questa fase qui è stato un punto di partenza molto positivo, perché ho condiviso con tanti manager le diverse idee che hanno per il futuro dell'Inter, e io devo essere anche intelligente ed imparare per poter dopo in un futuro rendermi utile. Ancora più utile. Cosa dice Paola? Perché è la presenza accanto a te di tutta la tua carriera di calciatore, adesso continua ovviamente a esserlo, con il nuovo ruolo di vicepresidente. Cosa dice? Paola è un Uffa, po' sarai troppo a casa? No. Paola è un po' preoccupata perché sarà un po' più a casa. No, a parte gli scherzi, Paola è molto contenta, condivide con me questo bellissimo ruolo che mi è stato dato, è sempre al mio fianco per cercare di anche lei portare delle idee che possano, perché anche lei è di questa grande famiglia dell'Inter e lei anche è molto entusiasta, siamo tutti e due molto fiduciosi di poter far bene e di poter continuare questo amore, questo affetto per questi colori. Ci sarà ancora del calcio giocato per te, perché ci saranno delle partite, chissà quanti ti chiameranno adesso che sei più libero, guarda che lascio il calcio e vieni a fare una partita, eccetera. Però da ambasciatore, prima hai usato la parola, sono ambasciatore dell'Inter, in realtà avrai un compito importantissimo, perché sei anche ambasciatore da parte del Papa per un messaggio di solidarietà calcistica che lega il calcio alla religione fra non molto, fra soltanto un mese. Sì, questo è, per noi è un'iniziativa molto importante, perché chiesta dal nostro Papa Francesco, perché soprattutto il messaggio che si darà è molto forte, poter unire tutte le religioni in una partita di calcio dove tutti vogliono esserci, sarà un evento unico. Tra l'altro due giorni fa mi ha chiamato il presidente Blatter della FIFA che vuole esserci, allora si sta facendo un ottimo lavoro per cercare di far sì che sia un punto di partenza anche in questo senso molto, molto importante e molto rilevante. Ricordiamo la data? 1° settembre, all'Olimpico di Roma, con tanti campioni, però soprattutto credo che la cosa più importante è il messaggio che darà il nostro Papa Francesco. La fratellanza orizzontale, al di là delle religioni, al di là di quella che è la propria il luogo in cui sei nato, la religione con cui sei cresciuto. Però qua da Washington l'Inter ha fatto partire un altro messaggio di fratellanza importantissimo, con questo Say No to Discrimination, e anche in questo c'è la presenza di Zanetti, c'è la volontà dell'Inter di essere
al di sopra di tutto. Sì, c'è la presenza di tutti per poter soprattutto sostenere questa grande iniziativa che andrà nel mondo. Io credo che come società è molto importante anche dare questi segnali. Cosa ti mancherà di più dal 31 agosto, prima di campionato, o dal 21 agosto, prima gara di Premier League? Cosa ti mancherà di più? L'esploratorio, il ritiro, il condividere con tanti compagni e tanti momenti, soprattutto di come preparare una partita, i torelli, gli allenamenti, gli scherzi. Però, ripeto, sono vicino a loro, loro sanno che possono contare su di me per qualsiasi cosa la squadra abbia bisogno e mi auguro di poter iniziare soprattutto con una squadra che possa lottare per grandi traguardi. Non sarà semplice, sarà complicato perché è una squadra nuova, molto giovane, però ci sono i presupposti per poter far bene. Hai studiato l'inglese anche, perché ti abbiamo visto in questi giorni parlare tranquillamente con chi non è italiano e ovviamente o parlavano spagnolo. No. O gli parlavi tu in inglese? Com'è? No, sto studiando e di sicuro... Va sempre meglio? Sì, va sempre meglio. L'importante è che riesco a capire tutto quello che si dice, o quasi tutto. Quando devo parlare io, di sicuro, un po' di fatica la faccio, però con il tempo credo si migliorerà. Allora concludiamo, ti metto subito alla prova, con una domanda in inglese. What do you want to say to... our fan, to Inter fan. Only one word, sempre, Forza Inter.